mondo. Ah, non ci vai più? Nel senso che ti hanno rinchiuso in casa? Io sono il suo maggiordomo. Perfetto. Fa sempre piacere. POV sta per power, con nome potente. Beh, insomma, Fede Power mi piace come nickname. Ok. Bene, ragazzi, allora benvenuti. Siamo sul canale di I Love Photography. Sono Giulia Dami con i nostri photo lovers Andrea, Denise e Ciao. Pietro. E in collegamento con noi c'è Alessandro, Fede Power e molti altri che, se dicono ciao, ci farebbero un gran piacere. Ciao ciao. Oggi, come tutti i giovedì, è sì, giovedì, ciao, come tutti i mercoledì. Ciao, sono Giulia Dami. Ciao, sono Comincio da Giulia capo. Dami. Oggi è mercoledì e votiamo. E votiamo per il nostro photo contest. Il nome l'ha scelto Pietro e quindi Pietro, sei pronto per dire le tue cose? O Le proseguo dico io? subito? Sì, dille subito, dai. Lancio il nuovo contest? Lancia il nuovo contest, io lo devo ancora modificare e mi... Siamo accordati su quello che è il nuovo contest? Non ci siamo accordati, a te la scelta. Ok. Fai il bravo. Ciao ragazzi! È molto sincero questo programma. Beh, quello è il bello della diretta tech. Allora, vi ricordo il nuovo photo contest che parte da oggi fino a mercoledì prossimo alle ore mezzogiorno scadrà. E il tema sarà, aspetta che me lo leggo, le geometrie, giusto? No, giusto, sei tu che decidi, quindi geometrie, io sono qua che scrivo, guarda, le È geometrie, democratica la è cosa. democratica, è molto democratica, scegli tu. Sì, esatto. Guarda, io l'ho già, guarda, vedi che reattività che so. Ecco, Ecco, allora, quindi il le prima o geometrie che dopo voto? possono essere geometrie di luce, geometrie di colore, geometrie di quello che volete, le geometrie in generale. Il contest abbiamo detto quando scade, la vincita sarà la copertina delle live della settimana successiva. Vi ricordo di taggare le vostre foto su Instagram, taggando proprio la foto con ilovephotography.eu. E Perfetto. ultima cosa, qual è l'ultima cosa? Che dovete ricordarvi di taggare. Esatto, dentro la foto, la foto, la foto. Mi raccomando, mettete un like a tutte le cose di I Love Photography, partecipate a tutte le live, iscrivetevi a tutti i canali, fate tutto. Abbonatevi, bravo, mi piace questa tua. Se tra l'altro avete Amazon Prime, l'abbonamento non vi costa nulla e supportate il progetto. Allora, ragazzi, che dire? Fede ci chiede: mi ricordi come si vota? Allora, cara Fede, si vota col punto esclamativo. Te lo faccio vedere, quindi punto esclamativo, vote e poi staccato la lettera A o B. Se ti piace la foto di sinistra, A, se ti piace la foto di destra, B. Quindi questo è un esempio, te lo sto inviando. Io sai cosa faccio? Adesso, siccome dopo io mi sbaglio, lo so, me lo copio. Così poi devo solo modificare la lettera. Ok, faccio un copy di Tech. tech e così quando devo votare. Io ormai Aspetta ho che finito la punta del voto solo su pennino. Twitch. Beh, insomma, ce n'hai tante, cambiale. Bene, allora, noi siamo anche pronti. Abbiamo le nostre prime due foto, Fede, quindi ti diamo subito la copertina. E queste sono le nostre due foto che ho già selezionato. Perfetto. Siete pronti, ragazzi? Datemi un Yes. feedback. Ci siamo tutti? Vedo un po' di persone collegate che non si stanno presentando. Mi date un feedback? Voilà.
Ok, tutti hai già votato, Fede. Bisogna dare il via alle danze. Una volta che diamo il via alle danze, possiamo iniziare a votare. Allora, mi sembra che qui siamo tutti pronti, quindi Fede ha visto come si fa, gli altri non si fanno sentire e quindi noi siamo pronti per partire. Ci siamo? Vai. Ok, allora partiamo. Allora, quale fatto preferisci? Aspetta che la modifichiamo questa cosa perché facciamo solo A e B. Done. Ok. Oh, sì. Perfetto. È partito il. È iniziata la votazione, ragazzi. Quindi A o B? Però si può anche Fede cambiare idea, quindi se nell'arco di un minuto decidi che vuoi votare A, puoi cambiare. Vado controcorrente? No, siamo io e Alessandro che abbiamo votato A. Per cui se decidi che vuoi cambiare idea, basta che lo fai all'interno del minuto. Spennella, spennella. Ah, scusate. Perfetto. Allora, aspettiamo che si concluda il minuto e partiamo con. Dovrebbe essersi chiuso adesso. Perfetto. Eccolo qui. E quindi la foto B è stata la più votata, ragazzi. Quindi andiamo a selezionare B. Gli mettiamo una bella P e l'andiamo a posizionare nella nostra cartella di destinazione perché io ho fatto i compiti prima. Benissimo. Allora, ragazzi, prossimo giro. Qui effettivamente il profumo salta fuori, devo dire, quando l'ho vista, Alessandro. Mi è piaciuta proprio. Allora, votazione. Ragazzi. A o B? Signori, signori. Parte un motorino in quinta. Beh. Mi dite che sono mutata? Sto parlando per conto mio. Si sente un fruscio. Adesso si sente un fruscio. E E com'è? prima. È come questa mattina, madama. Mi sentite? C'è questo fruscio di C'è questo sottofondo. fruscio di sottofondo? Fondo, sì. Adesso c'è ancora? Sembra di essere in Riva all'Adige. Ma tra Davvero? sembra che sia in Val di Funes. Sì. È vero, lo sento anch'io. Che cos'è che fa questo rumore? Complete. Si vede che devo aver fatto qualche spotacciamento ho sbagliato. La foto A, ragazzi. E ciù. Scusate. Mutati. Non ho fatto tempo È però a prendere distanza. stata proprio il bello della diretta, ragazzi. Allora, la foto A. Non sconcentratemi. Foto A. E adesso andiamo a prendere le prossime due foto. Entriamo nel vivo del contest, ragazzi. Attenzione. Attenzione, attenzione, avete un minuto per votare. Senti le cascate qua. Sono io? Sì. Non so perché ho fatto questa cosa, Forse è ragazzi. partito il microfono del Mac come stamattina?
Aia, la Apple è sempre punto in meno qua, No, ma ho fatto io una modifica e... Ah, adesso ve la dico io. Ditemi se... Eccolo. Oh, grande. Siamo tornati in pianura. Finalmente tornate in pianura, ragazzi. Siete contenti? Bene. Più che altro, Pietro, è perché abbiamo troppe personalizzazioni, allora sai com'è, non riusciamo a Immagino, gestire sì. tutto. Sai Ma com'è? allora vi No, servirebbe il è telefono. perché devi sapere che io, da buona ariete, non mollo, per cui ogni giorno provo a metterti la musichetta sotto, capito? E allora incasino tutto. E una volta la metto a posto giusta, e cinque no. Anche stamattina per fortuna Andrea mi ha ripreso e mi ha detto a bella. Oh, dai, eh? Allora, siamo pari patta, ragazzi. Ah, però, c'è qualcuno che ama il gorgonzola tra noi. Ma uno a caso. Allora, facendo questo, abbiamo deciso già l'altra volta che si prendono tutte e due e poi se ne riparla. Prossima votazione. Eccoci qui. Pronti, pronti, pronti? Partenza. Pronto, pronto, pronto? Partenza via. Via. Ah, io non ho dubbi. Neanche me. Là. Direi che c'è tanta gente che... No, 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 ci sono anche Pietro, vedi, a Pietro gli piacciono le lamelle e quindi... Quelle del diaframma, Pietro. Sì, Esatto. esatto. Taggate, taggate, taggate. Aspetta che cambiamo lo sfondo, lo mettiamo omogeneo così è più bello. 24 secondi. Vote Tara, tara, A tara, perché tara, tara. questa è una evidente violazione della... Dov'è sta roba? Ok, via. Chissà perché ogni tanto... Sono tornato. Sei tornato, esatto, eri sparito dietro Votea. Eccoci, eccoci, pronti, pronti? La votazione è chiusa, quindi la foto B è quella che vince. Per cui noi la selezioniamo e la mettiamo da parte. Prossima votazione, ragazzi, pronti? Pronti, pronti? Partenza. Via. Partenza, partiti. La votazione è iniziata. Si gira Ale. Ma guarda, io so solo che qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ma una dobbiamo scegliere e questa è. Track. Sì, certo che con queste foto potrebbero anche invitare quando fanno queste cose, io non lo so, cioè, No, 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 tutto sulla per te loro, mamma tutto mia. per loro. No, no, non ci Sì, seguono che... minimamente. Ah. Ah, raga. E che buono maniera, ecco. Intanto Fede Pop ha iniziato a seguirci, grazie sul canale. Grazie mille, Fede Pop. Grande. Pa-pa-para-pa-pa-pa-para. Allora, abbiamo raggiunto 86 followers. Molto bene. Sì, 86 photo lovers. Com'è? Completed? Completed. La foto A è quella che ha vinto, quindi la prendiamo e la mettiamo da parte. Prossime due foto. Qui. Bella questa variazione, mi piace. Vedere sempre le alternative.
Direi che qua non c'è storia, ragazzi. Ragazzo mio, con piace questo il piace il colore, col cibo piace il colore, non c'è niente da fare. Grande. Se sei, guarda, se ci sei, perché non batti un colpo e non voti anche tu? Nascosto dietro il tuo computer e ci fai sapere come la pensi anche tu. Vediamo, vediamo, cari amici e care amiche. Pum. Certo che fare le live insieme a qualcuno invece che alla mattina da sola mi rilassa molto di più, ve lo devo dire. Perché la mattina sembro handicappata, devo ancora prendermi. Oh, però voto A, perfetto, direi che... A Polenta ha fatto il suo dovere. Esatto, siamo tutti, quasi tutti veneti, probabilmente. Esatto. Non ci riusciamo a staccare dalle origini. Allora, prendiamo questa, la scelta, no? Perché? Vediamo chi becca le differenze tra una e l'altra. C'è una differenza sola. Sai le che potremmo fare? Nero e Pietro. Facciamo questa. Grande Pauletti. Potevi farla questa... anche su quella gialla, però sì, sai, esatto. Mi sono smettegato. Esatto. L'avevo pensato anch'io quando ho visto la foto. Ho detto, ma chissà perché? Perché qui risaltava molto bene, molto di più che qua. Mi sono proprio dimenticata. Beh, out. Allora, dai che mi devo concentrare, ragazzi. Scusaci, sì, hai fatto sì, certo. Concentrazione massima per questo contest. Oh. Un minuto per votare, ragazzi. Qui hai fatto una variazione di preset e un po' variato la focale? No, allora in verità la focale è la stessa, ho solo fatto un taglio differente della foto per vedere. Okay. Ho fatto un crop. Esatto. E anche da vedere cosa ho fatto, aspetta, scusa, vai a... che tipo di colorazione possa piacere di più a... certo. E io qua riesco a votare, ce la posso fare? E in uno c'è il sale e l'altro no, ecco, quella un'altra differenza. Sì, vero. Trova le differenze. la prossima rubrica. Prendiamo la settimana enigmistica e cominciamo a fare i rebus, cosa dici? Sì, dai. Però si potrebbe fare con la macrografia dei piccoli dettagli e indovinare che oggetto è quel. Sì, possiamo farlo. Va bene, comincia tu, Pietro, che tu con la macro. Esatto, buttate avanti intanto. Foto A, ragazzi, ci siamo. È passata la foto A. Io invece avevo votato per la B. Brutti. Allora, presa e la mettiamo da parte. Qui, ragazzi, cambia il fumo? Ah, ok. Partiamo. Sempre su, guarda le differenze. preferisco la A. Sì. E quella che abbiamo modificato in live non è la A. No, è la B. Esatto. Sì, lo so. Allora ti dirò che cambio idea. Infatti, bravo. La B è il fumo più. Io cambio idea. Perché ho sbagliato a votare? Ma si vede meglio la foglia. Occurred... Qua c'è. È successo qualcosa? Perché non mi prende il mio voto? Guarda, che cattivo. Brutto. Non vuole il mio voto. Perché? Oh. Io non riesco a votare, ragazzi. Come? Beh, io sto votando B, ve lo dico. B di Bologna. E non c'è niente da fare, non prende la mia votazione, non mi vuole. Ha vinto. Comunque, B ugualmente.
ha vinto B ugualmente. Va bene. Allora, questa è presa e la mettiamo da parte. Qui, ragazzi, c'è la prossima, il prossimo dilemma. Se c'è qualcun altro in ascolto, per votare, sì, per votare la foto si fa sì, punto esclamativo e la lettera A o B in base alla preferenza. A è quella di sinistra, B è quella di destra. Io non riesco più a votare. Ah no, me l'ha preso stavolta. L'ha preso. E qua si vede se siete degli alcolisti oppure... Anonimi. Anonimi. Tutti alcolisti qua, ragazzo. Ciao, sono Andrea. sono 10 giorni che non fotografo. No, dai, faccio parte della comunità I love alcolici. I love alcolici. Invece di anche se ILP sarebbe I love prosecchi, per cui l'anca, quindi non sarebbe male. I love prosecchi. Diventa un po' di tutto. I love prosecchi. I love polentine e prosecchi. P&P. Comunque, bei ragazzi, allora, qui. Dica. Qua, state a votare. Ecco, finito. Vediamo. Pietro, puoi diventare mio congiunto se mi fai trovare un gin tonic così. Decisamente con il cibo funziona il colore. È vero, è la prova del nome. Comunque, Andrea, puoi diventare mio congiunto? Sì. Tu cosa offri, però? Ti porterò un codaghimi. Un panino con gin tonic. C'è andata? No, vabbè, buttiamo giù, sgrassiamo questa qui, scusa, c'è? Adesso. All right. Ok, vediamovi qua adesso, vi voglio qua, vi abbiamo voglio, una pappardella con i funghi, esatto, no, non mi ricordo più, ma qua ragazzi si sta volando, poco caso sbaglia. Devo chiamare Justit tra poco perché cosa fa me? Sì. Sapete che È l'orario giusto anche, è Giulia. L'orario giusto, esatto. Sì. Ragazzi, qua si vota. Votiamo. Insomma, qua si vola. Ragazzi, qua aperte si vola. Aperte le votazioni. Se volete votare anche voi, uscite dall'anonimato e mettete... punto esclamativo, vote A per quella foto di sinistra e la vote B per la foto di destra. Avete un minuto per farlo. Adesso non più, però sì. Insomma, potete anche scegliere di cambiare tic. All'interno del minuto tac. Il vostro voto. Tic tac. Tic tac. Tic, sentite tac. L'ansia in cuffia. C'è, qui c'è l'adrenalina, c'è, come si dice, votate, la competizione, votate. Capisci? C'è sotto la competizione vera, quindi il contest ti fa capire comunque che intanto riferito al cibo funziona il colore, non il bianco e nero. Ah, diciamo che quelli verdi non hanno fatto un gran successo, per cui questa è la foto... selezionata. Mi cambio colore? No, la metto semplicemente Ctrl D, tac, la metto in B. Allora, vediamo le prossime. Via con un minuto di votazione. A o B? Spennella. Spennella. B. E qua la B funziona. Qui ragazzi siete timidi, uscite allo scoperto.
Com'è che ci sono spettatori che non votano? Se siete in chat, perché non votate anche voi? È molto semplice. Digitate. Cosa hai fatto? Hai Oh, fatto scosso la prima volta. Ho fatto un momento enfasi. un momento enfasi. Iniziate, inizio ad avere paura io di questo Sì, gruppo. anch'io comincio a avere paura. Oh, oh. Fantastico. Ci conosciamo dietro uno schermo, ma non sapete dietro lo schermo chi ci possa essere. Questa. Esattamente. Lo scopriremo È molto rassicurante presto. stasera, Esatto. No, mi lo vedo tutti i giorni e quindi sto iniziando La a riflettere. votazione è chiusa, ragazzi. Andiamo a vedere che cosa è successo. Direi che non c'è storia. La foto B in realtà è piaciuta di più, quindi andiamo a selezionarla. Vabbè, ma ragazzi, ma qua della fame. Cioè, infatti mi sta venendo fame Dopo va, anche dopo aprirò il frigo e dirò: ma dove siamo? Cos'è questa miseria? Avete un minuto, ragazzi, non distraetevi. No, no, figurati. No, io sono andata a fare la spesa stamattina, quindi. Ah, ok, no, perché se andavi adesso finito il contest, penso che compri il supermercato. No, no, io vado sempre a fare la spesa quando ho appena mangiato. Ah, giusto, Se posso, se saggio. posso, se posso, ci vado appena mangiato, perché io se ci vado, le volte che ci vado quando ho fame, Aia. è un danno, cioè proprio compro tutta roba che non ha senso per me. Beh, direi che il pesce vince in assoluto stasera. Lo mangerei proprio stasera quello lì. Sì, assolutamente. Magari un po' scottato ai ferri, sai che Bacchini, spettacolo! Mamma mia, Bonar, ragazzi! Alessandro, voto. Scusate, guardate questo voto. Votemi E e conto, grazie. grande! Bellissimo. Grande. Quindi, che famo? Da voto a B è decisamente pesce stasera. Allora, il pesce, eccolo qua, andiamo a metterlo da parte e Ufficio. proseguiamo con altre foto. Start. Ma il giro antipasti questo allora, grande. Gira antipasti. Vai di pesce. Scusi, ma le crudite Le crudite. arrivano. Esatto. Stiamo delirando, signori. Che Sì, bello. siamo In fase 2, in fase 2, si è esatto. iniziato da qualche giorno. Sì, abbiamo qualche problemino effettivamente da risolvere. Ma allora, ho sentito comunque Monica che è in Portogallo e dice che da domani riaprono le spiagge e non c'è nessuna limitazione in Portogallo, in Algarve. Pensa te. Gli ho detto, guarda, come qua, Quindi tutti giù. uguale. Andiamo a Quindi, recuperare esatto. Monica. No, no, direi che è lei che recupera noi, facciamo il contrario. Ci autocertifica. Sì, abbandoniamoci. Allora, foto A, direi che insomma il pesce vince sui tortellini qua. Allora, Mamma che voglia, ragazzi. fame è venuta, a tutti qua, ragazzi. Bene, vuol dire che abbiamo B. Allora, ecco qua. Tac. Anche Ragazzi, se quella burattina nella B, e sì. allora io faccio vote burattina, vedi, B. No, io no, faccio vote A.
Anche se da mangiare è meglio botte B. Sto andando di stomaco Se stai adesso. andando di fame, ok. Penso che la Grande. diretta questa sera si chiuderà molto presto. Sì, secondo me stasera andiamo tutti a mangiare presto. Sì, o mordiamo qualcuno, dipende, vediamo adesso. Ah, io ho la gasta qua a 5 kg, Vicentino. Vai, Ecco, ecco. mangiarti qua, povera. Senti, come si chiama la tua gatta? Cocò, Un fish. senti la tua padrona cosa sta No, dicendo. ma ha alzato gli occhi quando ha detto qua la diretta si chiude presto, andiamo a mangiare. Ha alzato gli occhi comunque. E gli ha detto cucù. Esatto. Qui ragazzi, ma non so. La votazione si è chiusa intanto e ha vinto la foto A, ragazzi. Quindi, foto A, no. Qui invece stiamo su... Ah, io so già cosa voglio. Votazione, track, partenza, Tech e tech. via. E via, io resto sempre sul pesce. Invece Alessandro è da dolce. Ok, Alessandro. Ma è gelato quello dentro? Ah, non me lo ricordo. Sì, probabilmente sì. Però non me lo ricordo. Potrei dire una sciocchezza. Perché vote B. Anche a te Fede allora piace pesce. Bene, bene. Sì, comunque è proprio vero che quando parli di cibo ti viene fame, eh? Ah, guarda, poi c'è anche una variante sulla B. Perché poi è anche carino quando tu stai fotografando, tu vedi il risultato finale, ma tu non hai idea di quante prove ci sono dietro, no? Allora, Quanti foto. assaggi o quanti... No, non l'ho messo bene, aspetta che lo mangio. Aspetta un attimo che. Allora, abbiamo deciso che era questa. Perfetto. Foto B. Voilà. Vedi, Era la questa è stessa. sempre lo stesso piatto con... beh, qui ci sarebbero un po' di cose da sistemare, ma intanto ve la cuccate così, ragazzi. Beh. L'abbiamo chiuso o è aperto? Non mi ricordo più. L'ho aperta la votazione, Sì, 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 sì. 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 Giusto per... Ah, fame, fame, fame. Ragazzi, se volete votare anche voi, quelli che ci stanno seguendo e non stanno neanche dicendo ciao, adesso cambio banner, così uscite allo scoperto. Vediamo. Alto là. Cavolo, eccolo qua. Questo è il banner. Dite ciao e se volete votare è punto esclamativo vote. Spazio A se ti piace la foto di sinistra, B se ti piace la foto di destra. Siete tutti invitati a votare, così decretiamo insieme il vincitore del photo contest, i profumi del cibo. È finita? No. Allora, sì, però dovrebbe essere la B. È piaciuta la B. Perché non l'ha chiusa? Si è incantato. Il nostro strumento è impazzito. Cighè, il Titanic, cos'è? Che è arrivato? Pardon. È arrivato il piatto. Pappardone e anche pappardelle.
È arrivato quello che stavo aspettando. No, non era questo che volevo fare. Eccolo qua. Perfetto. E mo, ragazzi, qua vi voglio. Votate, votate, votate. E comunque il pesce, ragazzi, qua non ha storia. Questi qua sono dei gnocchetti di patate. Pensa che pensavo del pesce anche quello. No, sono gnocchetti di patate, l'ho detto per quello. Dovete sapere che io ho 3 miliardi di fazzoletti, a parte quando mi serve. Questo qua è quello che uso per pulire la lavagna. Mi verrà il naso nero. Allora, ho votato? Sì. Avete votato tutti? Allora, ci sono i timidi che non votano e non ci aiutano ad aumentare i voti e sapere le preferenze. Comunque il pesce sicuramente vince. Ma c'è anche chi ha votato gli gnocchi. Sì, mi piace di più l'impiattamento. Control D. No, ho sbagliato. Ah, ecco, perfetto. E qui siamo su due generi completamente diversi. Questo è start, partenza. Quello è un piatto thailandese super mega piccante, tremendo. Mi ha massacrato la bocca per questo motivo. Ah. Perché quello l'ho anche mangiato. Quello con i gamberetti anche? Questo? Non me lo ricordo più, sinceramente. Mi ricordo che era veramente super, tutto estremamente piccante. Quindi ragazzi, votate, votate, votate. Magnate, magnate, magnate. Magnate, magnate, magnate. Quindi ci abbiamo, beh, allora, intanto Fede mantiene, si mantiene. In corsa, Alessandro è in corsa, ci manca Luca, dov'è Luca? E Andrea Photo Hop. Hop Photo. Non lo so, Andrew, abbiamo... era un po' impegnato oggi, mi ha detto. Era impegnato, qui siamo patta, proprio patta, ragazzi. Questo è finita a 50-50. E quindi facciamo così. Le mettiamo tutte e due e poi si vedrà. Vediamo che cosa ne pensate di queste due foto. Un minuto per pensarci e cosa per votare. Sempre roba thailandese super mega piccante, ma non mi ricordo più sinceramente. Comunque questa qua di destra era massacrante. Me la ricordo ancora, l'ho fotografata nel 2016, stai ragazzi. Invitando ad andare a mangiare thailandese. No, ma ci siamo andati con Andrea a festeggiare. Piace. No, ma anche a me piace, però quello lì, ragazzo mio, cioè ragazza mia, era una roba, cioè, mostruosa, hai capito? Della serie, non riesco a respirare. Cioè, io non è che... Insomma, mi piace il piccante, non mi piace non sentire nessun gusto perché loro coprono tutto. Beh, là sono impazziti, vero? Ma là non c'hanno l'elettricità e quindi, voglio dire, è un piccante modo per... Piccante tutta. Esatto, è un modo per conservare, diciamo, i cibi. Però, insomma, da qua a dire che...
È dura. La votazione si è chiusa, bene. Interessante. Io preferivo B. Vedi? Prendiamo il prossimo piatto e vai. Votazione aperta, ragazzi. Qui tutti qui tutti hanno fame, ho già capito io. Ah, sì. Hai presente? Questa qui era una chef donna pluristellata romana. Ah. E sarà pesata 30 kg. Una roba, cioè non da anoressia, però proprio magra magra, e gli dicevo ma quanto da invidio. E lei dopo tutto sto cucinare si è mangiata 4 lamponi, ecco perché sei magra. Io c'ho sempre, no, questa cosa che dico, i magri sono magri perché non mangiano, non per il metabolismo. Perché i grassi hanno sempre sta storia, no, che il metabolismo non gli funziona, invece io... ho la teoria che i magri sono magri perché non mangiano. Allora, la foto B ha decisamente fatto. Allora, intanto concordi con la mia teoria, Federica? Allora, tornando a noi, abbiamo che questa B. Perfetto. No. Andiamo a verificare se sto facendo giusto, sì. Verificato. Perfetto. Prossimo turno. Eccolo qui. Andiamo con la prossima votazione. Track. Avanti tutta. Votate, votate, votate. Mi sa che stasera mangio pesce. Mangio una scatoletta di tonno. Comunque io una foto che avevo la foto che avevo preparato era una scatoletta di sgombro, perché io non faccio da mangiare, quindi... Sognate. Mi ero fermata lì. Io stasera... Guardo le foto, Giulia, stasera. Esatto. E intanto mangio qualcosa di tristissimo. È come quello che è in dieta, che ha la mela in mano e guarda intanto il panino e mangia la mela. Un attimo per il voto di Ale, ok. Ah, ok. Beh, Ale, no. Ale si è commosso, penso, su questo esatto. Punto, perché... Ale è andato in frigo. o è sul canale grande che cerca qualche polipo, magari, non lo so. Esatto. Comunque, se vuoi dirci cos'è la votazione di Ale, noi la mettiamo dentro, anche se è passata. A parte che non cambierebbe molto il voto, perché qualsiasi cosa sia, ha vinto B. Però se ce la vuole dire, Fede, Ale vota A. Ok. Comunque la votazione non cambia il responso, perché B ha ampiamente vinto. Perfetto, allora questa è la foto scelta. Prossima foto, andiamo di sempre di pesce. Ah, qui me le mette una... Diciamo che A è quella sopra e B è quella sotto, ok? Per la pepetta. Per dirci, Marco, che delizia. fame. Carboidrati. Beh, adesso facciamo un po' di oveto, dai. Che c'ha sempre il suo perché, l'oveto col tartufo.
che poi in realtà la foto è molto più grande, questa qui adesso non la riuscivo mica a trovare, ne ho 7 miliardi ma non riuscivo mica a trovarla. Quindi c'è tutto il vassoio pieno di questi ovetti fatti così con questa un crop della foto. Quindi direi che tra A e B comunque c'è una bella scelta. Fame. Vedrai che stasera non ci fermiamo tanto a parlare dopo la diretta. Tiè. Tutti in frigo. Tiro con fuori i surimi. Vai, guarda, io ho l'imbarazzo della scelta. E poi ho un debole per i... Sapete che io ho il debole per gli asparagi, quindi stamattina mi sono comprata 4 mazzi di asparagi. Allora, voto foto B. La B, quindi quella sotto, ha vinto. Vedi? Che anche le uova hanno il loro perché in cucina. Non avrei mai detto. Bene ragazzi, allora adesso passiamo alla seconda fase, che è ancora peggio, perché adesso ci viene ancora più fame. Digerire. Ci viene ancora più fame. E vado un attimo a modificare il... Allora, foto... Adesso la facciamo 4 alla volta, se no non mangiamo più. E quindi bote... C... Botec. No, ho sbagliato, lo so, ecco perché. E foto di... Foto di. Sempre di. Aggiungi, perfetto. Adesso votiamo 4 alla volta per... Ops, Ctrl D. Per avvicinarci alla fine della nostra votazione. Quindi partenza, un minuto per votare. Qui c'è un bel dilemma qua, ragazzi. Allora. Ho fatto 2 volte perché ho scritto sbagliato. Volte. La fame. Vedi che la fame. Dai, di fiducia. Vedi, comunque il grana e il gorgonzola, ragazzi, qua. Il gorgonzola piccante in particolare piace. Un'altra cosa che salta all'occhio da queste votazioni, mi viene solo in mente, sai, a proposito di profumi, hai presente la tua polentina, quella brustolata? Con quello lì sciolto sopra. Sì. Quello mi viene in mente, da buona veneta. Di soppressa. E mezza la fettina di soppressa. Ecco, ma io non amo tanto la soppressa, non mi piace la soppressa nel salame perché si scalda, a me piace fredda, però invece questo mi fa impazzire. Allora ci voleva il lardo. Esatto, o il lardo anche, ecco, giusto per restare sempre magri. Mannaggia allora, i pescetti. Mannaggia i pescetti. Una ciabattina allora, croccante col salame. Ragazzi, la foto B... comunque ha spopolato. Allora, la B è decisamente la foto che noi andiamo a prendere, e questa volta, siccome ho tutte queste foto qui che sono tutte rosse, andiamo a scegliere magari un altro colore e facciamolo viola, visto che siamo su Twitch. Allora, tornando a bomba, queste 4 le abbiamo fatte, prossime 4 ragazzi. Tac. E tec.
e tech, e prossima votazione. Ah, no, non ho neanche fatto il completo. Beh, adesso partiamo con la votazione. Ma chi è? Ve lo dico in live, c'è la probabilità che o sabato o domenica io mi rasi la barba. Sul serio? No. Se volete vedere, fa piovere. Fa piovere. Un nuovo Pietro. No, vecchio, che perdi i poteri, fermati. No. No, gli ho detto dopo non scatti più come prima, perché non sei più bilanciato, ecco. Bene. Esatto. No, Pietro, fermati, ti prego, no. Non fare questo. No, Pietro. Puoi anche un po' regolarla, o non va bene regolata? Ti piace il barbone? No, no, ci provo, ma sicuramente come tutte le volte la regolo e dopo mi accorgo della... della simmetria. Esatto. Della grande capacità da barbiere. E... va bene, va bene. Allora sei perdonato, dai. Allora, la votazione è chiusa, ragazzi, e ha vinto, no, non ha vinto, l'A e la B sono a pari merito, quindi queste due sono a pari merito. Control D, vi ricordo che dobbiamo andare a mangiare, quindi evitate di votare a pari merito. Allora, 2, 4, 6, 8, quindi le prossime 4 sono queste. Ok. Ok, perfetto, non ho chiuso il pool, adesso lo riapriamo. State, un minuto per votare, forza forza. Alle. Alle. Io qua non ho dubbi. Un fish. No, 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 a me piace la A. Mi piace la A. Io ho pensato al digestivo. Ah sì? Anch'io, bisogna anche bere, ragazzi, se no. Dopo questa buffata. Votate, votate, votate. Su, 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 su. Sì, venite pure, votate, signor. Insomma, qui votiamo solo noi, gli altri che ci stanno guardando non votano. Su, su, forza, vote A, vote A. E mi sembra, è presente, vota Trump, vota. B, vota Biden, vota Trump, vota Trump. Allora, qui si sta a chiudere? Non si sta a chiudere. È chiuso? Votazione chiusa? Sei incantato? Lo spennellatore. Uè, ma sta facendo un restauro. Ma scusa, perché non si dà una mossa? La votazione è chiusa. Ecco, bravo, grazie. Allora, votazione, la foto A è quella che ha vinto, ragazzi. Track. Perfetto. Ctrl D. Eccola qua. Molto bene. Passiamo alle prossime quattro. A, B, C, D. Sopra A, B, C, D, sotto. Ok? Partiamo. Forza, forza, forza. Ok. I camalaretti. Insomma, fa voglia il pesce, non c'è niente da fare. Tra l'altro in questo ristorante qua facevano un fritto spettacolare. Dov'è? Ma adesso non c'è più, quindi... Nel senso che aprono solo per cose importanti, non aprono... come un ristorante normale. La foto C, questa qui, ha vinto? Ok, parliamone, ragazzi. Bene, 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 bene.
però ho scoperto qual era il segreto dello chef. Il segreto dello chef per fare un buon fritto è molto semplice a dirsi. Completiamo, ha vinto la foto C. Questa quindi. Ok. Quella lì c'era, andiamo con queste altre quattro. Eccole qua, quindi si parte, pronti, pronti, pronti. Partenza, un minuto per selezionare la foto. Anch'io, Pietro. E praticamente per fare una perfetta frittura, lui faceva mescolava quattro tipi di farina diverse. Usava un olio, usava una quantità di olio abbastanza importante rispetto alle cose che doveva friggere. Però il vero segreto era appunto il mix delle quattro farine che faceva, e era tipo farina di grano duro, farina di riso e un altro paio di farine che adesso a memoria non mi ricordo, però se ti interessa te lo posso recuperare. E mondiale, davvero uno dei migliori fritti della mia vita. Beh, vorrei ricordare a chi ci guarda, soprattutto Cannavacciuolo, che so che ci segue molto, che se vuole ci possiamo proporre per fotografare i suoi piatti e nel quale può anche assaggiare. No, io voglio Chef Rubio, no! Ah, Chef Rubio, intanto ha vinto la foto A, ragazzi! Come mai vuoi Chef Rubio? Chissà come mai! No, ma aspetta che penso, che non capisco! Nappi, devo andare a metterci il colore, dai, vedo cibo. Allora, aspettate un attimo che ho perso il conto qua. Mancano le ultime quattro. Pop-off, questa? Da lì in poi. Ok. Perfetto, grazie, grazie, grazie. Si riparte. Devo dare carica un po' di grande. Un po' di sprint qua perché ero un po' moscia adesso con la voce, bisogna tenere banco. Allora, Mica ragazzi, che brio. Che brio, yeah. Si è ricaricato. Stamattina ho bevuto le vitamine. Ah, ma scusa, ma che bombe prendi? No, Enervit. Ah. Enervit, vitamina C. Dicono che fa bene, allora siccome sono sempre molto... Questo è quello che ci racconta noi, poi la verità... lo sapete che non si sa mai. Ecco, è come il segreto dello chef con Giulia. Non ti dice che vitamine combina, ti dice Enervit. Enervit. Lo chef dice frittura. No, ma ce l'ho, adesso dovrei cercare dove le ho scritte le quattro farine, ma stiamo parlando di 3-4 anni fa, poi sapendo che io sto sempre davanti ai fornelli, capisci? Ma te la do pure. La uso molto questa cosa. Allora, foto D, ragazzi, quindi questa è la foto che tiene banco al momento, quindi tac. Bene, allora, qui abbiamo la scelta. Sono in sei. Sono sei. Facciamo 3-3 e dopo facciamo lo scontro finale? Va bene. Allora, aspetta che completiamo qui. Tolgo l'ultima che non serve. Ok, partenza, gruppo vacanze, aspetta. Sento già posate volare. Si sente? Eccole qua, scusate, mi sono attardata un attimo.
E io qua... Beh, io gli do fiducia. Gli dai fiducia? Sì. Ok. Più che altro mi viene fame solo a guardarlo. Il salame anche. Beh. Guarda, quasi quasi voto per il salame. Non stiamo a votare per le foto, stiamo a votare per il formaggio o per il salame. Allora, cambio bisogna idea. Bisogna scegliere anche il contest in base alla fascia oraria. Ok, ho cambiato idea, vado sui funghi. Beh, dai, chiaro. Va bene. Formaggio, ma mi piace il salame e voto i funghi. Ma grazie. È un classico. Questo è un classico ragionamento femminile, ragazzi. Sì, no, no, ma infatti non volevo dire altro e mi sono fermato, però. Avermi idee chiare. Direi che adesso registro la clip. Registriamo la clip. La condivido sui social. Come sceglie una donna, smetto. Esatto. E poi tu fai fatica a capire, a seguire il ragionamento. Sia mai. Classico. Mi piace l'arancione, però preferisco il giallo. Mamma, sì, lo faccio verde oggi. Grande. Oggi funziona così. Allora, ragazzi, qua e mi qui... fa male grasse. Mamma mia, ma non c'era anche l'ovetto? Ce lo siamo perso l'ovetto? È sparuto. Non c'era l'ovetto prima? Due. Ah, caspita, sì, c'era l'ovetto. O no? Mi pareva che avesse... Sì, vinto. Sì, c'era l'ovetto. C'era l'ovetto, sì. Eccola che è caricata. Track! Aiuto, ragazzi, ci vorrebbe, vedi che io sto tentando di mettere sotto la musichetta, perché se noi mettiamo sotto la musichetta tutto ha più senso. Ah beh, sì, infatti, capite? Comunque sì. L'ovetto è sparito. Allora, in realtà qui ripescalo piglialo, no? Ripigliamo l'ovetto, ma proprio l'ho cancellato. Che è sparito anche da lì. Ah. Dove cavolo è andato a finire l'ovetto? Ci faccio una magia. Ah, eccolo qua, non era selezionato. Vabbè, comunque, alla fine abbiamo detto che era questa, giusto? Ve le ricordate adesso le ultime tre? Yes. Allora, la prima era il gorgonzola. Sì. Questo? Quella, okay. Lì. Quello lì. La seconda era... Aspetta, questa è vota A, la votazione si è conclusa. Scelti. Devo ancora... è vota A. Quindi era la A. La seconda erano i funghi o no? Aspetta un attimo. Un secondo. Che abbiamo votato 3 a 3? Sì, ma mancava una. Che era questa. Sì. Okay. Okay. Quindi adesso abbiamo votato, la prima era questa, esatto. Okay? La seconda è questa, perché esatto. Erano tre, e quindi c'è questa adesso. Quindi rivediamo queste tre e ne scegliamo una, va bene? Ok. Tech. E vai, siamo riusciti a venirne fuori, dai. Partenza, ABC. Ma qui adesso dobbiamo votare la foto, quello che mangeremo, Giulia? Quello che mangiamo. Dai. Io voto. In gorgonzola we trust. No, lo vedo con ragazzi. Il pane. Con il pane nel giallo. No, ragazzi, dovete... Oh, bravo, mi piace questa cosa. Pop-off. Bene, bene, bene. Molto bene. Allora, ragazzi, mancano 25 secondi a decretare il vincitore del contest.
Ah, pensavo alla cena che arrivava a casa. No, 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 niente. No. Io stasera il vincitore ordinerà per tutti. Quindi a casa presto stasera, asparago. E... ah sì. Qua c'è qualcuno che sbadiglia. Scusate. E direi che, ragazzi, la votazione decreta. Adesso non mi sta chiudendo questo. Chi paga la cena? Alessandro paga la cena. Questa è la foto che ha vinto. E vai! Ma dai, Ale! Perfetto! No, non mi si chiude questo. La votazione è chiusa. La foto ha vinto con il 50% dei voti. Bravo, Ale! Olè! Grande! Quindi adesso puoi ordinare la cena a tutti. No, esatto, adesso sappi, Ale, che per tutta la settimana, vero, ci varrà fame, perché ci avremo un pezzo di gorgonzola davanti agli occhi. Spettacolo. Sappi spettacolo. Che verremo a Venezia a trovarti anche. Sì, ne parlavo anche prima con il Fai e... e abbiamo intenzione di venire a Venezia a vedere un appartamento che ha acquisito il FAI recentemente, cioè che ha restaurato, scusami, recentemente. Adesso vi lascio perché deve preparare la cena. Come mai Federica non... A Venezia speriamo presto. Bene, buona cena ragazzi, grazie di aver partecipato e ci ciao. Vediamo alla prossima, ciao ciao. Ricordatevi, ciao. A proposito, prima di chiudere gorgonzola per una settimana. Questi sono, grazie mille e buona serata e profumi di cibo a tutti, ciao, grazie. E noi vi ricordiamo, vero Pietro? Sì, è. Nuovo foto contest della settimana, che sarà le geometrie, e dovrete taggare le vostre foto, i vostri scatti su Instagram, dovrete taggare proprio la foto con ilovephotography.eu e vincerete la copertina della settimana successiva. Ragazzi, mi raccomando, taggate. Bravo. Bene, noi ci vediamo. Che uomo. Giulia, stasera noi asparagi e uova ti aspettiamo. Perfetto, anch'io. Vi penso. Buona serata, buona cena a tutti e mi raccomando, se proprio vi scappa, un abbonamento al canale è sempre ben gradito. Ciao. Aspetta che ci mettiamo i nostri faccioni, scusate. Ciao. Ciao.